Ben ritrovate a tutti e a tutti a questo nuovo video nel quale vi voglio presentare un elemento informatico che ha fatto parte del passato dell'informatica, una cosa un po' vintage, come potete già leggere qui nel titolo di questo articolo, Cool Retro Term, ovvero un terminale retro. Come si dice, terminale del passato, old style. Diciamo subito che questo video a quelli che hanno attorno alla mia età, farà venire per così dire gli occhi lucidi dai ricordi, o forse anche gli occhi lucidi per la fatica nel guardare i monitor, non di certo a cristalli liquidi o a LED, ma i vecchi monitor con il tubo catodico, perché una volta ai miei tempi, quando ero giovane io, c'erano solo questi tipi di monitor e c'erano dei terminali, come vedremo fra poco, che adesso appaiono decisamente old style. L'informatica ha fatto passi da giganti, come lo sappiamo, però tutto è comunque partito da basi come queste. Ecco, quindi io ho un'età sufficiente per dire che a suo tempo ho potuto effettivamente e ho dovuto effettivamente usare terminali, interfacce a caratteri con terminali di questo tipo, old style. Per chi invece è decisamente più giovane, se c'è qualcuno che segue questo canale più giovane, apparirà forse strano questo video o si chiederà cosa sta guardando, perché terminali di questo tipo ovviamente sono anni che non esistono più. Ebbene, qualcuno, per l'esattezza, è uno sviluppatore italiano, tra l'altro, tale Filippo Scognamiglio, ha deciso, immagino per suo sommo divertimento, di creare un programma che replichi in modo, diciamo, veramente realistico, impressionante, replichi i terminali di una volta, quelli appunto che apparivano, con i quali si interagiva sui monitor a tubo catodico, con tutti i difetti di visualizzazione del caso, o per meglio dire con quelli che ora, al giorno d'oggi, possiamo considerare difetti di visualizzazione, con le varie scie sul video, come dice bene qui il testo dell'articolo, scie di refresh che si vedono proprio a occhio che il monitor eseguiva un refresh, eccetera, eccetera. Ecco, come potete provare anche voi questo brivido dei tempi andati per quanto riguarda le generazioni come la mia, oppure questo brivido dei tempi andati di archeologia informatica per quelli più giovani, giusto per capire com'era il passato. Ecco, vedete qui per esempio uno screenshot di questo programma dove vi mostra proprio anche dei bordi più grossi di questi monitor, che erano un po' non piatti, avevano la forma di vetro bombata, insomma, proprio per loro natura, per la fisica che stava dietro questi monitor a tubo catodico, non erano piatti, quindi avevano già una curvatura in superficie e vedete anche, per esempio, qui un classico monitor con la scritta, il colore verde, ecco. Ce ne sono altri di profili che si possono attivare per ricreare i diversi tipi di monitor che c'erano ai tempi, come quello ambrato o come quello bianco-grigio, come vedete qua. Come possiamo installarlo per provare di nuovo questi brividi dei tempi? Con un semplice PPA sotto Ubuntu, si installa un repository aggiuntivo con questi classici tre comandi, quindi solito è aprite un vostro terminale, copia e incolla del primo comando, copia e incolla del secondo che vi aggiorna il vostro sistema per far riconoscere questo nuovo archivio PPA e copia e incolla di questo terzo comando per installare il Cool Retro Term o Terminal. Una volta installato, cercate nella dash la parola, per esempio, terminal, iniziate a digitare terminal e fra i terminali, quello diciamo classico di GNOME Ubuntu, il solito, lo troverete e troverete anche il CRT, il Cool Retro Terminal a
da tubo catodico, insomma, ecco, con le classiche righe che definiscono le definizioni delle immagini sullo schermo. Facciamo un bel clic, lo facciamo subito partire e vedete qui, magnifico, un bel terminale con il colore ambrato, con i caratteri ambrati, e vedete, magari lo metto anche in full screen, ecco, e vedete quel refresh che passa ogni tanto, eccolo qua. Questo è un vero e proprio refresh che ai tempi c'era negli schermi a tubo catodico, i primi, perché diciamo così il pennello elettronico non era sufficientemente veloce da non far riconoscere all'occhio il refresh dell'immagine a video e quindi appariva in modo così, diciamo, evidente agli occhi di oggi, del 2015, sembra una cosa così veramente un difetto del monitor, una cosa incredibile, però ai tempi succedeva anche questo. Forse in un qualche film tipo di fantascienza di qualche decennio fa o giù di lì, potete forse vedere proprio nei film filmati questi terminali dei guru informatici dei tempi e avete visto sicuramente anche questo tipo di refresh. Nel caso specifico, naturalmente, la shell che appare dentro questo terminale old style è la vostra. Nel mio caso uso la shell Fish ed è tale quale della shell che uso nel terminale, diciamo così, moderno, GNOME, normale, per difetto. È identica, io lo posso usare. Questo è un terminale assolutamente funzionante con la shell del vostro sistema Ubuntu che avete attivato. Può essere Bash, può essere Fish come nel mio caso. Vedete anche che così è stato creato in modo così raffinato questo simulatore di terminali old style che anche i caratteri appaiono un po', come dire, con quella nebbietta davanti, non sono molto nitidi. Potete vederlo, spero che nel video registrato lo si veda bene. Vedete che sono dei caratteri un po' come fossero ci fosse un velo bianco davanti, trasparente, perché proprio non erano, non avevano la qualità degli schermi attuali a LED o a cristalli liquidi. Ecco, non erano così nitidi. E in effetti è stato riprodotto anche quello. Fantastico questo programma. Veramente complimenti allo sviluppatore che ipotizzo io si sia anche divertito a ricreare questo tipo di terminale. Ecco, non è finita qui perché i profili ce ne sono già predefiniti. Alcuni, vedete, questo qui è quello ambrato, che io stesso ho potuto provare tantissimi anni fa su un computer della Digital Deck, aveva appunto l'interfaccia ambrata con questo colore. Poi c'è il classico green, verde, anche questo, classico verde. Così digito un paio di comandi per farvi vedere che è un terminale assolutamente funzionante. Se vi affascina voi che siete più giovani o se affascina noi che siamo vintage esattamente come questi terminali, possiamo tornare ai bei tempi, riprovare queste atmosfere e usare questo terminale perché non è finto, è un vero terminale soltanto con una veste antica, ecco. Quindi verde, poi ci sono altri profili tipo questo Scanline che è verde ma con in più, non so se lo notate, vedete anche delle righe orizzontali che definiscono i caratteri, ecco, più evidenziati. Vedete addirittura con le righe orizzontali un po' grossolane per definire i caratteri. Tutti i tipi di terminali che esistevano ai tempi, ed interfacce a caratteri. Anche prima che arrivassero le prime interfacce grafiche, c'erano solo questi tipi di interfacce a caratteri, questo penso lo sappiate, e c'erano questi tipi di schermi con questa qualità. Visto che non c'era altro, andavano benissimo questi. Poi c'è Pixelated, ecco, questo qui è grigio, con due tonalità, un po' grigio scuro e grigio più chiaro. Vedete, questo è tipo schermi LCD, come i telefoni, diciamo, prima degli smartphone che avevano gli schermi a tonalità di grigio, a puntini, a quadratini, LCD. Vedete che se seleziono qualcosa li si notano.
questi quadratini che compongono le scritte e le righe sullo schermo. Poi c'è, vediamo un po', Apple, questo è un terminale, sì, ho cliccato giusto, un terminale verde che era presente sull'Apple 2, questo qui penso sia Apple 2, modello vecchio di Apple. Poi c'è questo che si chiama Vintage, ecco, questo qui è proprio un profilo orrendo, ma vi dà l'idea proprio di come poteva essere la qualità pessima di questi terminali. Sembra quasi che come una trasmissione televisiva dei tempi che tende a sparire, come un segnale televisivo che ha dei disturbi. Vedete, questo è stato veramente ben riprodotto. È quasi impossibile lavorarci, francamente, però potevano esistere anche questi tipi di schermi. Guardate un po', si chiama, non per niente questo profilo si chiama Vintage, una cosa, penso che voi giovanissimi che vedete queste immagini, dice, è incredibile come facevate a lavorare su questa roba. Ecco, io con uno schermo così, francamente, non l'ho mai visto a questo livello, però so che c'erano anche questi tipi di schermi. Questo IBM DOS, ecco, questo qui, dei PC IBM con il DOS di Microsoft installato, qui erano avanzatissimi, vedete che ci sono i colori, avanzatissimo, è un po' sfocato anche questo, cioè diventa ogni tanto più niti di carattere, ogni tanto si sfocano, però questo era tipo un PC IBM con il DOS installato di Microsoft, vedete era già avanzato perché aveva dei colori. Poi c'è un altro terminale dell'IBM, questo è un classico verde e bisogna darne atto, qui c'erano i caratteri molto più definiti, è una bella immagine ferma, non si vede il refresh del video verticale, questo è un signor terminale, eh? IBM, IBM Quality. Transparent Green, ecco questo è diciamo un terminale verde che mostra cosa ci sta dietro, Transparent perché fa vedere dietro, vedete che dietro c'è l'articolo che stavamo, dal quale ho preso lo spunto per questo video, questo è trasparente, però questa è una cosa, diciamo, non è proprio un vero terminale dei tempi, perché c'era poco da essere trasparente, c'era solo l'interfaccia caratteri e dietro non si vedeva nulla ai tempi, quindi questo è inventato, è un profilo inventato qui in questo programma, ma gli altri sono decisamente terminali plausibilissimi. Ripeto, quelli che hanno la mia età si riconosceranno almeno in uno di questi profili. C'è anche la possibilità nei settings, vedete qui settings, naturalmente qui vedete i profili esistenti, potete caricarne o importarne se ne create qualcuno, così come potete crearne di nuovi, gli date un nome e con le altre schede impostate la luminosità, il contrasto, l'opacità, il tipo di font, di carattere, il background, i colori, come si presenta il terminale, cioè potete aggiungere ulteriori profili oltre a questi esistenti e anche gli effetti qui, vedete qui i vari effetti che sono poi quelli che vedete dietro, tipo il refresh, lo scanning verticale, questo è uno degli effetti che potete impostare, horizontal sync, lo vedete qui, ecco qui, potete variare, fare anche profili assurdi, se variate tanto questi parametri, per avere il vostro terminale old style personalizzato. Qui effetto frame per second, questo qui è l'effetto del refresh, texture quality, eccetera, eccetera. Potete attivare e regolare i vari effetti che permettono di raggiungere questo risultato di un vecchio terminale. Ecco, poi potete uscire dalla modalità full screen, eccetera, eccetera, potete show menu bar o meno, eccetera, eccetera. Ecco, quindi questo programma, cioè questo video che ho voluto registrare, un po' come dire una pausa più leggera in mezzo a altri video più impegnativi che ho caricato e presentato sul mio canale, perché appunto mi ha risvegliato vecchi ricordi e mi fa piacere condividerli con voi. Ecco. Quindi questo è il terminale old style che ho trovato appunto grazie a questo articolo
su Chimera Reo, mi ha dato lo spunto. Ho finito qui, se volete installarlo, vi ho detto come si fa, vi lascio nella descrizione del video il link di riferimento per andare a recuperare queste istruzioni. Divertitevi se volete anche voi, potete navigare fra le varie opzioni, crearvi i vostri profili, eccetera, eccetera. Quindi con questo concludo questo video. Un saluto e vi attendo alla prossima occasione. Ciao ciao!